devi appassionarti a quello che è la fumica. Deve piacerti quell'aroma di... Amici di Cooking, buonasera, siamo in Sicilia a Partanna, provincia di Trapani, uno dei paesini bellissimi sulla valle del Belice, e siamo venuti oggi qui a trovare Fabrizio del barbecue joint La Brace, il primissimo barbecue joint di Sicilia che si promette davvero di scalare le vette dei miei gusti personali. Ma bando alle ciance, andiamo a conoscerlo insieme. Ciao, piacere di conoscerti, in realtà già ci siamo conosciuti. Sì, sì, ma dobbiamo prima, ma dobbiamo fare. Sì, sì. Ma Fabrizio, ho tantissime domande per te, abbiamo poco tempo perché. Basta che non mi chiedi quanto tempo ci sta la carne a cucinarsi. No, no, questo non lo chiediamo. Il tuo rub segreto, no, neanche quello chiediamo. No. Tu da quanto tempo? 7 anni. Da 7 anni? 7 anni fa sul terrazzo di casa. Sul terrazzo, così è iniziato? Sì, così è iniziato. 3 anni a studiare tutto quello che c'era da studiare. Abbiamo preso qualcosa dal vecchio forum di Barbecue for All. Lo conosciamo benissimo. Poi i Big Boys. Big Boys. Da lì inizia a copiare tutto quello che vedi in video. E poi tante prove. Quindi alla fine ti compri quel primo cheso e inizi a fare il... E quando hai deciso di... Quando di rendere tutto... Quando ho notato che ogni volta che uscivo in piazza gente continuava a chiedere, ma a me quando ti inviti, quando mi fai venire con la tua cena, ho visto le foto, eccetera, eccetera, da lì. Poi era una nuova tendenza, stava iniziando a nascere tutto quello che adesso c'è. È comunque una scelta coraggiosissima quello che hai fatto. Devi appassionarti a quello che è la fumicatura, deve piacerti quell'aroma di fumica. Deve piacere a te, ma la domanda appunto era quella di piacerà alle persone? Quello era stato il piacerà rischio. Ai siciliani perché è un quello gusto. È stato un rischio grosso. Questo è stato un grande rischio e naturalmente sei stato coraggiosissimo. Sì, ma devi uscire anche dagli schemi se vuoi portare qualcosa di nuovo. Sicuramente devi evocare, sì, devi in un certo senso, e in un certo senso devi adeguarti anche ai gusti delle persone. I primi tempi, grave errore, vabbè, ma quello era la verità barbecue. Facevamo dei pezzi di carne troppo affumicati, cioè era il sistema americano, in purezza, ma il palato italiano, come puoi dire, non era adeguato. Quindi ti devi arrivare un pochettino a ridurre un pochettino il rub, a ridurre la minimo via. Il cayenne via, che non mangiano più carne, però devi trovare il giusto equilibrio. Sì. E quindi c'è una differenza sostanziale fra il barbecue nostro e quello americano? Sì, lì è tutto più piccante, più speziato, più c'è molto più barche. Infatti la prima cosa che mi chiedevano tutti, o dicono tutti, sembra bruciata. Esatto. E lì devi risolvere il problema tanto per affumicatura. Poi gli americani, c'è da dire, hanno un legno che si chiama Italy, che sarebbe la quercia bianca. Okay. Qui non c'è. Qui ti arrestano se tagli un altro di quercia. Quindi devi anche adeguarti lì a usare la vite, l'ulivo, quindi ti danno quell'affumicatura più bella rispetto a quello che è questo. Però sempre lì siamo, devi abituare il palato italiano, cosa che ormai. Come sei riuscito ad abituare un macellaio? Io vado direttamente da chi importa, da chi distribuisce la carne ai macellai. Okay. E ci siamo messi a ridere la prima settimana, alla fine mi hanno detto, senti, qua c'è il mezzo maiale, taglialo tu quello che ti serve, okay. E noi cercheremo di capire come adattarti il taglio. Dopo hai educato anche la distribuzione. Dopo aver distrutto due maiali, hanno fatto il conto dello sfido che potevo creare, perché io volevo le costine, le baby pack. Queste sono baby pack. Queste sono baby pack. Giustamente gli vado a distruggere un po' la lonza. Certo. Ma allora l'hanno risolto facendo i coltivi con lo scarto di lonza. Okay, quindi avete trovato una sì. Ma non sono abituato, questi tagli li fanno solo per me. Non vanno a fare le costine dai altri ristoratori, gli danno la pancetta con lo mosso. Ti ritrovo costine così, senza carne. Sì.
se vuoi lavorare in questo ambiente devi sapere anche che i tagli devono essere quelli, non puoi arrotondare o approssimare assolutamente. Per la carne, vabbè, per la carne in frullatura, ma usiamo un piegarega. Ho visto la cella. Ho un fornitore che si chiama Pietruzzato, che è un grande, la Distralux, che è uno dei maggiori italiani, che hanno una piegarega. Naturalmente andiamo in frullatura. Spagnolo. Poi italiano spagnolo, dopodiché abbiamo le costate da Danimarca, Austria. Questi mi arrivano direttamente da Cremonini. Ok. Non vado a comprare più dal nostro ingrosso, perché purtroppo in Italia chi vende ai macellai, il macellaio chiede la carne magra. La famosissima. Perché c'è la signora che arriva e vuole la fettina senza grasso. Quindi io non vado a trovarla più questa carne di manzo dal grossista che fornisce i macellai in zona. Purtroppo chi si specializza, io come alcuni macellai top, vanno direttamente a Cremonini, vanno direttamente ai distributori che hanno questa carne malezzata. Anche perché non tutta la carne si può frullare. Se non è un buon grado di malezzatura, un buon grasso che copre, non la puoi non si può frullare. Quindi non vai a raggiungere quei risultati che vuoi raggiungere con la tua attività. E lì mi sono salvato grazie a un amico in Cremonini che mi seleziona qualche tavolo. Dopodiché, quello che va al 60%, che alla fine è quello che ti fa girare economicamente, non è solo la Vegan Barber, ma sono i burger. Che facciamo sempre noi? Il burger è quello che ti copre le spese gestionali. Tutto il resto è il tuo guadagno. Ne vendi meno, ma riesci a fare qualcosa. Quindi, quello che ti aiuta è il burger. Se uno ha intenzione di aprire una Vegan Barber, come ho fatto io, puntando solo sulle costine, no, non ce la fai. Non tutti non pagherebbero meno. Diciamo che più che altro il burger è quello più richiesto. Il barbecue va, ma è un contorno, ecco. Okay. Non siamo da Franklin, no? Non riusciamo ad essere come Franklin, non ci proviamo. Ma ci riusciremo, cioè, incredibile ci quello che Franklin riesce a fare. Sì. Ma Franklin non ha una storia. Sì, sì, non c'è niente da fare. Qui stiamo iniziando adesso. La spada, come qui c'è la cultura della fiorentina, della Cagliona, eccetera, eccetera, il ristoratore che ti fa la cottura, diciamo, normale, 5 minuti ballato, 7 minuti solo. Solo. Va bene, ok, sta bene. Noi facciamo un altro tipo di cosa. Non andiamo a fare un reverse nella ristorazione. Non si può fare, non si può fare. Ma cerchiamo di prepararci prima se il cliente riesce a prenotare. Come ci siamo messi d'accordo noi? Certo, di fare qualcosa che le beef ribs. Che qui vedrete. Che le chiamiamo dinosauro ribs. E qui le chiamiamo dinosauro ribs. Che effettivamente ricordano quelle ribs. Fabrizio, un rap che si adatti ad un palato italiano. Qualcosa da poter sperimentare magari con il peperoncino di Cayenne. Togliendo quello che è in quasi tutte le ricette di rub, esatto. Sei a posto. Io vado a usare. Tanto adesso ho trovato un'azienda validissima, che sono i ragazzi dell'Oh My Rub. Non so se li conosci. Questi hanno vinto dei campionati a livello nazionale e mi forniscono loro per quanto riguarda costine o per quanto riguarda frutte. Per il beef io uso un miscuglio che somiglia un po' al Magic Rub che hanno in America. Magic Dust. La ricetta non la sa nessuno, ma da quello che si trova in internet, poi da lì, usandolo come base, migliori una percentuale in più o in meno. Più o meno, poi ognuno insomma si fa la sua. Sì, alla fine il rub è quello. Ma purtroppo nella ristorazione non ci puoi andare pesantemente come fanno loro, che ci fanno un bagno in futuro, sì, lo sommergono lì, però qua non lo puoi fare. Ti trovi immediatamente la gente che si lamenta dell'amarogno, del piccante. Anche perché lo scopo finale è la carne. E ancora ti chiedono la carne di gira, ti gira con un po' di olio e memoria. Te la chiedono, sì. La tua faccia. Cioè, non lasciamo stare. Qui siamo ancora per questa. Lo smoke ring, marcato. Sì, ma non devi fare qualcosa di forte, perché non vado a fare... Sconsigli su quella... Smokering. Guarda, a volte puoi anche fare delle cotture e non ti prendi. Okay, quindi è tutta una questione non è da manuale che... È tutta una questione di assorbimento che possa avere la carne.
nel momento in cui vai a cucinare, se è troppo coperto di grasso o un tipo di malezza ancora assente, quello che è, magari a volte neanche ti appare, come magari lo trovi marcatissimo. Con poca legna, con pochi chips. Però, in linea di massima, se ti vai a fare una cottura all'oestro, la affumicatura riesce sempre a improntare un pochettino quello che è. Comunque, sì, sempre ti appare un po'. Ma io facendo una affumicatura più leggera, visto l'azione, non sono a casa, non avrò mai quel smoking marcatissimo che magari è di un'altra. Ora vediamo le rips come escono, sì. Poi se c'è... Voglio chiederti un'ultima cosa. Tre consigli che ti senti di dare a chi in Italia coltiva questa passione e volerla trasformare in una professione, come hai fatto tu con... Allora, successo, limitare al massimo le spese. Se già tu ti parti con l'intenzione di farti il manager e trovare all'addetto griglia, all'addetto cottura, all'addetto che ti va a comprare la carne o la verdura o che fanno con il... e tu ti fai solo il dirigente, hai chiuso. Il margine non è così elevato, perché non pensare mai, almeno qui in Sicilia, poi non so al nord, di poter vendere, che so, delle costine di maiale a 50 euro al chilo. Non esiste. E il lavoro c'è dietro. Quindi devi riuscire a rientrare in quei margini. Quindi prima, si fa per passione, si fa non per passione. Sicuramente. Intanto devi metterti in testa che avrai 24 ore su 24, anche dopo che ti fai la doccia, quella roba di fumatosi. Sei sposato? No. Ok. Sono pronto. La puoi superare. Sono pronto. Quindi allora, prendete nota. Avrai sempre, devi sporcarti le mani, non ti devi fare infinocchiare con i fornitori che ti dicono ma sì, comprati un forno Rational, metti chips nell'apposito contenitore che ti fa lo stesso effetto fumo, è chiuso. Quella è ristorazione, barbecue è sporcarsi le mani. Ora se vuoi ti faccio vedere la frutta. Andiamo, sì, sì. Allora, qui è dove viene la magia, gli affumicatori. Allora, questi sono stati realizzati in Puglia da un carissimo amico tramite progetto americano. Parliamo della Volm, loro hanno messo questo marchio Volm. Qui abbiamo tirato una carne fuori poco fa, infatti è ancora, come vedi, a 100 gradi. Questo è un roaster che noi possiamo usare anche come affumicatura. Basta fare il fuoco di un lato, schermarlo con una piastra. Alimentazione? Carbone sempre e legna. Ok. Dopodiché si riempie di carne. Nell'occorrenza lo possiamo usare anche come barbecue. Okay, quando vado a fare le fiere, quando smonto questo è un rimorchio, lo attacco e vado in piazza o eventi grossi, cosa che ormai faccio limitatamente perché non trovo eventi abbastanza grossi da che possono soddisfare una cosa del genere. Questo può sfamare 4.000 persone. I numeri street food siciliani sono di 1.000 persone, 1.200, 800 consumazioni. Quindi, già quando hai operai cose non ti conviene più, a meno che se hai un locale come me. Se non hai un locale lo fai per fare solo questo. Questo invece è un gravity feed, sempre costruito dall'amico pugliese Sergio Poeta, sempre Golem. Come no? L'amico Sergio, come no? Che salutiamo. Questo è la camera carbone, qui metti il carbone, lo riempi da sopra. Qua sotto vai ad accendere e metti dei pezzetti di legno in quel cassettino lì. Okay. Io ci attacco un PID che mi controlla la temperatura tramite la ventola accendi spegni, dopodiché butta il fumo e il calore da un tubo nella camera cottura, sempre fatto dalla Golem. Questo lo accendiamo per le grandi cotture.
smoking. Quindi se ho capito bene questo è l'unico posto in Sicilia dove degno di tale nome.